Buonasera amici sportivi, benvenuti, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento, nona puntata con l'eccezionale TV. Tanti gli argomenti su cui andremo a discutere, a puntare la nostra attenzione questa sera, ovviamente torneremo a parlare, a discutere di quelli che sono stati i misfatti più che i fatti registrati durante Frosinone-Lecce, match che i giallorossi hanno perso per 3-1. Sul banco degli imputati è salito, come hanno dichiarato gli stessi protagonisti in casa del Lecce, l'arbitro Rosario Abisso di Palermo per le sue discutibili decisioni, e poi ovviamente parleremo di questo filotto di 8 risultati utili di fila che purtroppo è svanito con questo KO e con il Lecce che ora è costretto ad inseguire con un distacco maggiore la vetta della classifica. Naturalmente affronteremo anche il prossimo avversario, il Pisa, che è colui che aspetta i giallorossi al varco domenica allo stadio di Via del Mare. Nel frattempo però vi offriremo naturalmente anche altri spunti di riflessione e ovviamente ci sarà lo spazio per il nostro quiz. Proprio in virtù della sfida che andrà in programma domenica prossima al Via del Mare, come dicevamo, tra Lecce e Pisa, la domanda che vi vogliamo porre questa settimana è molto semplice. Rispondete andando sul nostro sito www.leccezionale.it e vogliamo sapere qual è quel calciatore, quell'attaccante di razza che fino a qualche decennio fa ha fatto le fortune tanto del club giallorosso quanto di quello dell'ex presidente Romeo Anconetani. Dunque registratevi e rispondete. In palio abbiamo il nostro gadget, come sempre messo a disposizione da Salentinamente. Vi parlerò anche di un'iniziativa in programma lunedì prossimo presso lo store di Corso Vittorio Emanuele qui a Lecce. Rispondete in palio, dicevo, il gadget, l'ormai mitico, famosissimo, l'avete visto inquadrato per un attimo, tazzone di Massimiliano Cassone che è qui accanto a me, a cui passo la linea per i saluti di rito. Massimo. Buonasera a tutti, io passo la parola a Carmen Tommasi. Stasera sei molto nervoso e arrabbiato, è giusto? Arrabbiato, molto arrabbiato, sì. Avremo modo anche di analizzare il perché il nostro Massimo è così arrabbiato, ha giusta ragione come tanti tifosi del Lecce. Come dicevamo, il saluto ora alla nostra padrona di casa, la regina di questo studio, Carmen Tommasi. Ciao Carmen, benvenuta anche a te. Buonasera a tutti, ti ringrazio Pierpaolo. Adesso passo subito a presentarvi i nostri ospiti, anche perché Pierpaolo, come sempre, ha detto tutto, tutto e di più. Abbiamo qui con noi questa sera il presidente di Lecce in Azione, l'avvocato Alessandro Arnesano. Buonasera a tutti. Poi abbiamo il piacere di riavere qui con noi il redattore sportivo di paesemio.com, che sta tenendo per noi un'importante rubrica per l'eccezionale.it dedicata ai ragazzi della Beretti, Gabriele De Pandis. Buonasera a voi. Buonasera naturalmente ai nostri ospiti. Benvenuto, bentornato a Gabriele, benvenuto ad Alessandro Arnesano. Eri l'unico a mancare della triade delle tre associazioni in qualità di presidente. Abbiamo colmato questa lacuna. Beh, però dai, sono venuti tanti amici, quello sì, e tanti membri sì. del nostro comitato, persone validissime. Ricordiamo la nostra si distinguono sempre per Alessandro Vaglio, non ci siete mancati come Giancarlo, però lo stesso Piero Marra, anzi avrei il piacere, esatto, che venissero tanti e tanti altri che al momento hanno un po' di difficoltà a vincere la timidezza delle telecamere, ma sono persone bravissime, si danno da fare, vorrei che avessero più spazio. Alessandro, è proprio di questi giorni una piccola polemica che si sta registrando all'interno della tifoseria leccese, prima di parlare degli argomenti che abbiamo annunciato in scaletta. Questa disaffezione dei tifosi, avremo modo anche con la clip che ha realizzato Carmen per la trasmissione, andando a sentire, almeno provando ad ascoltare, i tifosi del Lecce, la disaffezione, dicevo, di questi supporters che non vanno più allo stadio. In tanti hanno sollecitato anche in altre trasmissioni proprio le tre associazioni affinché si possa fare qualcosa, ma onestamente diventa difficile trovare una ricetta per riportare la gente allo stadio, se poi allo stadio vediamo gli spettacoli come quello di domenica. La ricetta oggi come oggi è una ricetta segreta, gli ingredienti non li conosce nessuno, perché tanto è stato fatto per buttare giù tutto quello che di bello è stato costruito nei vari anni, ed è difficile ripartire perché non hai nemmeno la possibilità di ripartire dalle fondamenta. Ci sono delle difficoltà proprio oggettive nel far riaffezionare le persone allo stadio e ai colori giallorossi dopo tutto quello che ci è caduto addosso negli ultimi 3-4 anni, è inutile parlarne, ma io torno anche indietro di qualche anno, diciamo dalla stagione 2004-2005, sì, la stagione in cui
il Lecce contro il sistema decise di assumere come allenatore il boemo Zeman, e le scelte, la scelta dell'epoca la sta pagando ancora oggi. Torniamo indietro di 7 anni. Torniamo indietro della bellezza di 8 anni. 7, quasi. 8 anni, giusto. Quindi da quel momento è successo un qualcosa che col tempo ha portato a questi risultati, che sono dei risultati per nulla piacevoli. Avere 3.500 persone allo stadio di Lecce è un qualcosa che nessuno si aspettava. Sulla carta, perché quei dati comprendono anche la quota abbonati, e sappiamo che non tutti i 2.200 spesso vengono allo stadio, però. Sì, sì, chiaramente le condizioni atmosferiche dell'ultimo periodo possono spingere tante persone a voler rimanersene a casa. Poi, senza parlare chiaramente dell'offerta televisiva così ampia e vasta, glielo do con tutto il cuore il torto alle persone che preferiscono seguire le altre squadre invece che seguire la squadra della propria terra, ecco, fanno riemergere quelle passioni che tenevano sopite nel momento in cui Lecce era in Serie A o al massimo ai vertici della Serie B. Ecco, con una Lecce in Lega Pro è poco appetibile, pertanto le persone fanno riemergere ci sono quei rigurgiti di antiche passioni di squadre strisciate, le chiamo così come vengono definite. Pertanto si deve lottare su tanti fronti, non ultimo la repressione che ha colpito e sta colpendo puntualmente è una delle curve che tutto sommato negli anni si è distinta nel modo più assoluto per calore, colore, affezione alla squadra. Quindi le persone, nel momento in cui vedono e sentono tutto questo bollettino di guerra vero e proprio, hanno paura a venire allo stadio, perché pensano chissà che cosa possa succedere. Esatto. Quindi sono tante, quindi in questo calderone alla fine non sai più da dove far uscire la ricetta migliore per far tornare le persone allo stadio. Noi continuiamo come associazione, esatto, noi continuiamo a lavorare sul territorio. Soprattutto sull'entusiasmo delle giovani leve. Soprattutto andando a risaldare quelli che sono i tifosi storici, a non perderli, e poi soprattutto a cercare di fare un po' di proselitismo. Non ultime sono state la manifestazione dei 30 anni della commemorazione di Loro Russo e Pezzella, esatto. Qui c'è stato proprio un momento così toccante, otto giorni fa, e le persone hanno risposto in modo proprio partecipato. Ecco, io credo che in quelle occasioni, non perché fosse il trentennale di una tragica vicenda, ma perché si parlava del Lecce, di quello che è sentito forse come più proprio, quel Lecce degli anni ruggenti, gli anni 80, quella commemorazione ha fatto capire quanto però il tifoso ci tenga a questa squadra. Cioè non c'è un disinteresse, io non credo che si possa dire che oggi il Lecce non tira la massa, però comunque la passione forse in questo momento è sopita. Sì, è lì che cova sotto la brace, sotto la cenere, però è pronta a riesplodere. Forse servirebbe un grande risultato sportivo, magari il ritorno in Serie B, se ce ne sarà dato atto. Sicuramente la medicina migliore, il risultato sportivo positivo è una delle medicine migliori. Però abbiamo visto anche che, nonostante tutto, la promozione in Serie B con De Canio, l'anno successivo la permanenza poi toltaci ex abrupto direi io dai vertici, nonostante tutto non hanno rinfocolato quella passione, c'è stato sempre quel trend negativo anche in quelle annate. Comunque analizzeremo meglio anche questo aspetto. Le associazioni comunque lavorano sul territorio, sono vicine ai tifosi, sono sempre a completa disposizione e porteranno sempre avanti i colori giallorossi col massimo impegno e la massima passione. E tra l'altro, e chiudiamo subito questa parentesi, non voglio rubare lo spazio agli altri, lascerò subito la parola a tutti gli altri ospiti e colleghi, andremo anche a verificare quella che è la bontà degli accordi sottoscritti nella sede di Roma non più tardi di due certo. mesi fa.
certo. Quando si stabilì, ricordalo tu per esempio, Alessandro. Il 6 ottobre è stata una svolta epocale per i colori giallorossi, praticamente è stata concessa con la supervisione sia della Lega Pro sia di una federazione di tifosi e supporter in campo, un accordo stretto tra l'Unione Sportiva Lecce e le associazioni. Le associazioni di tifosi hanno ottenuto un risultato importante, ovvero la presenza di un rappresentante non delle associazioni, ma di un rappresentante dei tifosi all'interno del consiglio di amministrazione tematico, con la possibilità di avere una capacità di dare dei consigli e soprattutto di poter dire la propria, sulle tematiche proprie e inerenti ai tifosi e la tifoseria. In tutto questo c'è anche a corollario la possibilità di creare degli uffici SLO, ovvero degli uffici di risoluzione delle problematiche dei tifosi in tempo reale, quindi con un accordo tra un lavoro di sintesi tra l'Unione Sportiva Lecce e rappresentanti delle associazioni che lavorino in favore e in funzione dei tifosi nel momento in cui qualsiasi necessità venga ad emergere, tanto in casa quanto in trasferta, sia in casa chiaramente che in trasferta, perché come sappiamo le problematiche le troviamo ovunque oggi come oggi. Andare allo stadio sta diventando un percorso a ostacoli, oppure come dico a volte, come il gioco dell'oca, ti ritrovi sempre alla casella, con una penalità da scontare e rimanere a casa o tornare a casa. Iniziamo a parlare della partita di domenica, della partita contro il Frosinone. Una domenica da dimenticare, una domenica iniziata benissimo con il miglior primo tempo del Lecce. E poi, Gabriele, cosa salviamo di questa, partita? Salviamo una grandissima prestazione nei primi 45 minuti. A mio parere il Lecce, visto al Matusa di Frosinone nel primo tempo, è stato uno se non il miglior Lecce visto in campionato. Purtroppo il papocchio, come ho definito la direzione arbitrale dell'arbitro Abisto di Palermo, ha tagliato le gambe ad una squadra che prima dell'episodio del contatto fra Diniz e Ciofani stava totalmente dominando il campo. A riprova del dominio c'è stato anche la traversa di Bogliasino e una serie di un quantitativo enorme di possesso palla rispetto al possesso dei ragazzi di Io sfido di chiunque, Gabriele, a non confermare che ci siamo chiesti: ma se il Frosinone è questo, allora di cosa ci stiamo spaventando nel primo tempo? Sì, per carità, il Frosinone non è entrato in campo col piglio giusto, indubbiamente il Frosinone rimane, stiamo sempre parlando di una vittoria per i ragazzi di Stellone, rimane una delle squadre più quotate del campionato, candidata alla promozione diretta. Lo ha dimostrato con quel secondo tempo. Però Daniele Ciofani, grandissimo bomber con un futuro assicurato, futuro che non lo vede già in campi migliori all'età di 25 anni a seguito di infortuni, può migliorare il suo rendimento, diciamo, rispetto. Ciofani è un attaccante vecchio stampo, di quelli che usano più le braccia. Sì, infatti alla Lucarelli non è l'ho stato definito. Anche delle gambe, non toccare Lucarelli. l'ho fatto apposta. Il nostro amico Gabriele, assolutamente. Ciofani si anche non è stato l'episodio del 2-1 non è stato evidenziato da molti, però a mio parere sul 2-1 del Frosinone Ciofani commette una meta trattenuta su Martinez prima della realizzazione della rete. Sono d'accordo con te. Però, Gabriele, forse questo Lecce non ha molto da invidiare a questo Frosinone, forse solo la posizione in classifica. Certamente. Il Lecce, purtroppo, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una partita falsata da una direzione arbitrale inadeguata. È brutto chiudere il tutto in ragionamenti beceri riguardanti una malafede che ci sia nei confronti del Lecce, però molti fattori, per esempio un eventuale beneficio economico della Rai, della Lega Pro con un Lecce nei playoff, una vendetta dopo i fatti di Lecce Carpi,
fanno propendere il pensiero del tifoso medio verso il l'ipotesi del complotto. Io sono ancora più cattivo questa sera. Magari invece lasciare il Lecce in Lega Pro e sponsorizzare la grande riforma della Lega Pro con un nome importante come il Lecce potrebbe essere un ottimo sponsor per questa Lega Pro che si dice così a favore dell'integrità con l'Integrity Tour e situazioni varie, ma ieri ci ha dimostrato di essere mediocre come organizzazione e oggi ci ha dato la conferma. Esatto. Perché il signor Rabisso di Palermo, siccome ha arbitrato benissimo la partita con il Lecce, è stato premiato, perché in Italia, dove vige la meritocrazia, lo sappiamo tutti, quando una persona fa bene è giusto che vada avanti. Quindi il signor Abisso domenica arbitrerà l'incontro clou Perugia-Salernitana. Qui ci fermiamo, perché effettivamente è una cosa gravissima. Noi non vogliamo puntare il dito verso una persona, perché tutti sbagliamo. Chi fa qualcosa è soggetto sempre all'errore. Chi non la fa può parlare di quella persona che ha sbagliato. Noi qua diciamo soltanto una cosa, il pensiero nostro l'abbiamo scritto, l'abbiamo ribadito e lo ripetiamo, è quello che questa persona forse doveva essere fermata, almeno fino a quando non fosse stata fatta chiarezza sulle dichiarazioni di Marcus Diniz, che sono molto molto importanti e gravi, perché Diniz, che è un ragazzo onesto, non è un ragazzo di quelli che non si capisce che tipo di vantaggio può avere. Ha fatto qualcun altro ieri, voglio dire, che sembrava che avesse subito un tir, cioè che fosse arrivato un tir addosso, quando invece il fallo l'aveva commesso. Detto ciò, Diniz, giurando sulla madre, ha riferito in diretta di aver udito il signor Abisso di Palermo dire a Ciofani: ti fidi di me, stai tranquillo. Dopo qualche minuto, come un mago bravissimo, dal cilindro ha cacciato fuori non un coniglio ma un rigore inesistente, perché era un fallo subito da Diniz fuori dall'area. Detto ciò, quello che è venuto dopo è tutta cosa che si sarebbe tranquillamente potuta evitare, perché il Lecce ieri aveva dimostrato veramente di essere una squadra quadrata e aveva messo sotto il Frosinone, che non capiva più niente. Inizialmente la gara si era svolta in maniera tranquilla e serena, il primo quarto d'ora sembrava, come ho scritto, un grumo di maglia a centrocampo che si studiavano, poi il Lecce ha preso il sopravvento e ha dettato la sua legge. Ad un certo punto tutto questo è stato vanificato dall'errore di una persona, e non voglio andare avanti con gli altri errori, perché ieri non sono stati errori ma sono stati orrori. Se tre elementi della caratura di Mister Lerda, che notoriamente non è un facinoroso, è un anzi fautore del dialogo e della collaborazione tra i tesserati e i direttori di gara, un ragazzo che sicuramente non si è mai distinto per eccessi, per intenderci, senza fare troppi giri di parole, alla Balotelli, alla Cassano o a qualche altro giocatore di questa caratura, qual è Diniz, e poi Capitan Miccoli, che con la fascia del capitano va a chiedere spiegazioni, gli si vede sventolare il cartellino giallo davanti, e poi in sala stampa tutti e tre vanno a dire: è successo qualcosa di grave, qualcosa che ha scombussolato tutta la squadra. Beh, sono tre indizi che fanno secondo me più di una prova. Tra l'altro, direbbe Agatha Christie. Esatto. Alessandro, basta buonismi. No, io penso che a questo punto pensare a gamba tesa noi adesso. No, io penso a questo punto che ci sia da parte di noi tifosi una sorta di mania di persecuzione anche da parte dei dirigenti dei giocatori. Stiamo vedendo dei fantasmi, perché la partita è stata arbitrata benissimo. Secondo la Lega Pro, certo, secondo Farina l'arbitro è stato ineccepibile. Ha meritato di continuare a proseguire la sua attività e andare ad arbitrare una partita importantissima come Perugia-Salernitana. A questo punto, se un designatore della caratura di Farina, grandissima persona, onesta e illibata, però un pochino presuntuosetta e tanto permalosa e suscettibile, ce la ricordiamo negli anni passati, lui aveva un modo di arbitrare abbastanza... Lui illibato, noi allibiti. No, noi allibiti per alcune cose, ma in questa occasione diciamo che ha ragione lui,
erano tutte perfette le interpretazioni del signor Abisso di Palermo. Pertanto, una volta che ha deciso di farlo arbitrare anche nel turno successivo, nonostante ci sia stata una ricusazione di fatto da parte dell'Unione Sportiva Lecce e un faro acceso da parte di Diniz su un'espressione grave, vuol dire che a questo punto i fantasmi li stiamo vedendo noi. Alessandro, anche perché poi lo stesso arbitro l'anno scorso aveva espulso, ricordiamo, Lerda, Foti e il medico sociale Palaia, c'è anche un precedente. Non mi so dare più altre spiegazioni se non quelle che siamo noi, ovvero tifosi, dirigenza, giocatori, allenatori, a vedere fantasmi e ad avere manie di persecuzione. E se vogliamo aggiungere gli spettri, domenica Lecce-Pisa sarà arbitrata dall'arbitro Sacchi di Macerata, che è lo stesso che ha diretto quest'anno già i giallorossi in occasione del derby casalingo col Barletta, finito 0-0, sì, sì, in cui Miccoli reclamò perlomeno due calci di rigore, uno probabilmente, come dimostrarono le immagini, era sacrosanto. Quindi, se vogliamo aggiungere carne a cuocere, ne abbiamo. Sì, ce n'è tantissima, però cerchiamo di rimanere sereni per quello che possiamo. Alla fine lo deve veramente per questa squadra, giustamente. Soprattutto noi, è vero, ci siamo indignati adesso, a parte le parole che ho utilizzato prima e il paradosso nel dire che siamo noi a vedere i fantasmi, ad avere le manie di persecuzione. Cerchiamo di fare la nostra parte, di fare i tifosi e farlo nel modo che dovremmo fare nel migliore dei modi, ovvero almeno portare ognuno una persona in più allo stadio, convincere un amico a venire allo stadio, almeno raddoppiamo la presenza. Poi c'è stato un esposto alla Procura federale da parte dell'Unione Sportiva Lecce, ci sono state delle dichiarazioni abbastanza forti che meritano di essere prese sotto una lente di ingrandimento, esatto. Importante, perché non credo che Diniz se ne sia uscito proprio non avrebbe motivo, abbiamo potuto rivedere proprio così, senza avere proprio un minimo di fondamento. Due sono le cose, Alessandro: o si apre un'indagine oppure ricoveriamo Diniz. Ma qua rischia di essere ricoverato, ma se non ricoverato verrà deferito. Oggi per i deferimenti non ne sono scattati, per fortuna non ne sono ancora scattati. Però come qualcuno sta paventando, attenzione a come si muove in aria e fuori aria Diniz. Esatto, attenzione, perché queste parole possono non essere piaciute a tante persone. Lo spirito di corporazione lo conosciamo tutti quanti, soprattutto la classe arbitrale spesso e volentieri si trincera dietro allo spirito di corporazione. E ne sono testimonianza le dichiarazioni che abbiamo letto oggi su alcune testate locali, in cui c'è stata una disamina di quella che è stata la direzione di gara dell'arbitro Abisso. Per carità, è chiaro che poi l'occhio dell'addetto ai lavori è diverso da quello del tifoso, ci mancherebbe, sarebbe grave se così non fosse, però davanti ad alcune decisioni che davvero possono essere etichettate a mio giudizio come serenamente un errore, una domenica no, come capita per un giornalista, per un giocatore, per un allenatore, anche per un direttore di gara, andare a misurare col bilancino quelle che sono state le scelte adottate va bene sino a un certo punto, fin quando questo bilancino è lo stesso che viene utilizzato per entrambe le squadre in campo. Noi abbiamo visto che domenica lo stesso tipo di fallo, lo stesso tipo di atteggiamento è stato punito spesso e volentieri col cartellino giallo, ed è questa una costante. Io credo che Lecce risulti, come statistiche, forse Gabriele può aiutare, sì, tra le formazioni più cattive di questo campionato. Sì, paradossalmente. Paradossalmente. Eppure vediamo che in campo invece siamo noi. Ma il Frosinone non se la passava tanto bene da questo punto di vista, usciva anche dalla bellezza di 9 espulsioni per tutto. Infatti. Ce ne vogliono amici di Frosinone, non abbiamo visto quelle 9 partite, non sappiamo se le espulsioni fossero meritate o meno. Noi vediamo quelle del Lecce e sappiamo che spesso e volentieri abbiamo assistito e registrato una caterva di cartellini gialli, veramente alcuni dei quali immotivati. Addirittura il capitano, come abbiamo detto, Miccoli, che va a chiedere conto all'arbitro di una scelta di non fischiare un calcio di rigore, a suo modo di vedere ineccepibile, è stata punita col cartellino giallo. Io faccio una provocazione. Inibire anche il capitano nel continuare in quel tipo di atteggiamento per il proseguo della gara. Io faccio una provocazione, visto che quest'anno non ci è un torneo un po' anomalo, dato l'assenza di retrocessioni, un po' di sale, pepe e altri condimenti sulla coda, sulla testa, in mezzo al corpo di questa Lega Pro. Galli si è prodigato subito a fare delle dichiarazioni in cui diceva: quest'anno è vero, non ci sono retrocessioni, ma il campionato è bello vivo. Beh sì,
se ci mettono a fuoco vivo sui carboni ardenti è normale che sia bello vivo, fin tanto non ci bruceremo. Beato sfogo, il girone A. Lo sfogo sì. Di Miccoli è stato uno sfogo importante, non l'ha mandato a dire a nessuno, non ha usato francesismi, anzi è stato molto diretto. Come lo vedi questo sfogo? Sfogo diretto, sincero, e da un calciatore che è veramente innamorato di questa maglia, che dopo tanto girovagare ha realizzato il suo sogno di giocare al Via del Mare, e vedersi un campionato sfuggire così onestamente fa male. Oltre c'è da dire in merito alla partita del Matusa che a Lecce non è anche andata bene, non è andata bene nessuna azione, abbiamo colpito tre alti, tre legni quasi quasi comico quel legno colpito da Beretta e Zigoni in due secondi, due traverse. È qualcosa che la coppia dei legni è qualcosa che dovrebbe girare meglio anche per reggere grandi numeri. Il prossimo legno magari finirà in rete. Sì, forse ogni 10 traverse pali ci verrà attribuito un gol, visto quelli che abbiamo colto anche domenica scorsa, però tante. Carmen. Tra poco avremo modo, scusami, tre secondi, di capire anche dal diretto interessato Zigoni come ha fatto a colpire quella traversa, perché abbiamo realizzato questa mattina delle interviste con alcuni calciatori del Lecce, tra loro c'è proprio Zigoni che Carmen Tommasi ha ascoltato e tra poco li manderemo in onda. Prego. Io volevo chiedere una cosa a Gabriele ma anche ad Alessandro, a proposito dello sfogo di Miccoli, prima accennavamo, lui ha detto vado al Via del Mare e vedo pochissimi tifosi, era molto deluso e dispiaciuto. Sì, purtroppo una serie di avvenimenti impedisce ai tifosi uno stadio pieno. Non me la sento di condannare chi diserta il Via del Mare per stanchezza, per condizioni atmosferiche difficili, per problemi personali che di questi tempi hanno un po' tutti, però io con la testa del tifoso la penso come Fabrizio Miccoli, se ogni volta che riguardo gli episodi che non fanno parte solo della partita del Matusa di Frosinone. Per esempio ricordo anche la partita col Barletta, lo sfogo dell'arbitro a Pontedera e anche l'anno scorso. Purtroppo il campionato sono solito dire una cosa, spesso anche su internet questa situazione di nervosismo crea molte discussioni fra tifosi. Queste discussioni dovrebbero essere spesso, soprattutto in questo periodo, messe da parte, perché oggi con questa brutta categoria dove siamo impegnati non serve a molto palesare più o meno chi è più tifoso o chi è meno tifoso. Bisogna coalizzarsi tutti e lottare contro questo sistema calcio e lottare verso l'obiettivo della Serie B da raggiungere. Adesso ci interrompiamo per qualche minuto e poi passiamo la parola per sapere la risposta di Alessandra Arnesano. Ci vediamo tra un poco.